Nel voto regionale in Emilia-Romagna e Calabria trionfa l'astensionismo. In Emilia l'affluenza precipita sotto il 40%, in Calabria ha votato il 44,1% degli aventi diritto. Nelle urne il centro-sinistra elegge due nuovi governatori, Bonaccini e Oliverio, e boom di consensi nella Lega che in Emilia doppia Forza Italia. Pesante battuta di arresto per i 5 Stelle, ma Grillo dice: l'astensionismo non tocca a noi, ha perso la democrazia. E con un tweet a caldo Renzi prima parla di vittoria netta e ripete: stiamo facendo le riforme, stiamo cambiando l'Italia, la nostra agenda non muta di un millimetro. Poi invita tutti a riflettere sull'altissima percentuale di astensionismo, ma dal leader Fiom Landini arriva un nuovo attacco. Questo voto mostra che Renzi è minoranza nel paese reale, e sul non voto tutti i leader della sinistra PD parlano di problema per la democrazia. Esulta Salvini, che propone la sua Lega come polo forte nel centrodestra, un risultato storico. Il PD si preoccupi, c'è un'alternativa al renzismo, dice. Bufera in Forza Italia, esito drammatico, azzeriamo tutte le cariche, dice il dissidente Fitto. Mentre l'ex tesoriere Bianconi attacca, Berlusconi si dimette, se ne vada. Alfano parla di crisi di rigetto per la politica e guarda al futuro. Il centrodestra diviso è perdente, dice. Venerdì l'Unione Europea darà il nulla osta ufficiale alla manovra presentata dal governo, ma la promozione resta comunque condizionata alla realizzazione delle riforme. Il nuovo esame, fissato per marzo, riguarderà anche i conti di Belgio e Francia. Quest'ultimo ha osservato speciale per lo sforamento del deficit. Intanto arrivano segnali positivi dalla Germania, dove torna a salire la fiducia nelle imprese. Non ci fu peculato d'uso. Con questa motivazione la Procura di Roma ha chiesto al Tribunale dei Ministri di archiviare il fascicolo sul volo militare usato dalla titolare della difesa Roberta Pinotti per fare il ritorno a Genova dopo un vertice della NATO. Finisce in parità 1-1 l'atteso derby di Milano, un punto che non serve a nessuno, perde terreno dalla vetta anche il Napoli, rimontato due volte dal Cagliari. Vittoria della Fiorentina a Verona, stasera Genoa-Palermo chiude la 12ª giornata e domani torna la Champions a Mosca, partita decisiva per la Roma con il CSKA. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Dunque, in primo piano c'è naturalmente il day after, l'indomani del voto regionale in Emilia, Romagna e Calabria, che ha visto l'affermazione dei due candidati del Partito Democratico, Bonaccini e Oliverio. Ma ancora più ha vinto l'astensionismo. Alle urne infatti sono andati 4 elettori su 10, la maggioranza assoluta, con punte mai viste in Emilia, Romagna, una regione che tradizionalmente è legata alla partecipazione. Il dato più eclatante è venuto dall'affluenza alle urne, un crollo senza precedenti, soprattutto in Emilia-Romagna, roccaforte storica della sinistra, dove ha votato solo il 37,7% degli aventi diritto. Un dato che stride persino con quello dell'altra regione in cui si è votato, la Calabria, in cui il 44,1% si è recato alle urne contro il 59,26% della tornata precedente. I risultati veri e propri hanno invece confermato le previsioni per quanto riguarda dai due vincitori, Stefano Bonaccini a Bologna e Mario Oliverio a Reggio Calabria, entrambi del PD, un successo che premia l'onda lunga renziana che strappa la destra in 9 mesi, 4 regioni su 4. A Bologna Bonaccini diventa presidente della regione con il 49,05% dei voti contro il 29,85% del leghista Alan Fabbri. Quando si vince e si vince col distacco netto, si è legittimati dall'elettorato. Certo è un elettorato che è molto basso rispetto a quello che noi ci attendevamo, speravamo. C'è un pezzo di PD che è rimasto a casa, lo si vede nel voto, e se fosse venuto quella parte lì avremmo avuto le percentuali delle europee, perché in ogni caso rimaniamo di gran lunga la prima forza. L'exploit della Lega va a demolire Forza Italia, che va sotto il 10% per la prima volta e quasi scompare. In Calabria la palma del vincitore spetta a Mario Oliverio, che passa con più del 60% dei voti contro la candidata di Forza Italia Wanda Ferro e che poco fa ha commentato: faremo di tutto per rimettere in piedi la Calabria.
Ma da questa tornata elettorale tra i vinti si segnala un vero e proprio vincitore, la Lega Nord, che in Emilia-Romagna, pur non aggiudicandosi la presidenza della regione, diventa il secondo partito, doppiando Forza Italia. E se la Lega sfonda, il Movimento 5 Stelle non porta invece a casa nessun risultato di rilievo, segnando evidentemente il passo. Ma Grillo poco fa ha commentato così: l'astensionismo non tocca noi, ma in Emilia-Romagna il rigetto dei cittadini, in particolare per la politica del PD e in generale, ha perso la democrazia. Un risultato elettorale a cui nessuno alla vigilia del voto ha voluto dare un valore nazionale, ma che di fatto rischia ora di sconvolgere gli equilibri esistenti, soprattutto nel centrodestra. In Calabria, dove Forza Italia resta il secondo partito, la frattura con NCD, che ha impedito di trovare un accordo su un candidato unico, ha di fatto segnato la sconfitta di entrambi. E se da una parte il centro-sinistra non può che rallegrarsi della vittoria dei due nuovi presidenti delle regioni chiamate al voto, dall'altra c'è il crollo dell'affluenza che in una regione come l'Emilia-Romagna davvero non può passare inosservato. Per il PD infatti si traduce nella perdita di centinaia di migliaia di voti. Mai più parlare di zoccolo duro, svanito nel giro di una notte, perché la vittoria sarà anche netta, come dice Matteo Renzi, e tuttavia il PD con una sola botta ha perso più di 700.000 voti. Dato che riapre lo scontro interno e offre al leader della FIOM, Maurizio Landini, protagonista qualche giorno fa di una memorabile polemica a sinistra, l'occasione per riaprire le ostilità. Quando il 63% non vota, qualcosa non funziona, dice Landini. Chi fa politica si deve rendere conto che è lontano dalla gente. Messaggio diretto al Premier, rappresenta una minoranza e infatti attorno a lui si affrettano a fare quadrato i vice segretari del partito, dice Lorenzo Guerini. Dopodiché c'è da riflettere sul dato che riguarda l'astensione, lo faremo nelle prossime settimane, ma è un tema che riguarda tutta la politica e cui tutta la politica deve dare risposte. E Deborah Serracchiani, i risultati parlano chiaro, PD oltre il 40%, guardiamo con fiducia al futuro. Dunque l'agenda di governo non muta di un millimetro, l'Italia va cambiata e i conti col carroccio si faranno alle elezioni, dove si vedrà chi è il più forte, azzarda Matteo Renzi. Ma entusiasmi di facciata a parte, questa, seppure modesta, tornata elettorale, consegna al PD l'immagine di una vittoria mutilata e riapre lo scontro con la minoranza interna e con le altre forze a sinistra. Fra Togliani, Sinistra e Libertà. Nessuno dovrebbe cantare vittoria, è un problema per tutti, in particolare per chi grandi forze perde centinaia di migliaia di voti in questo turno elettorale. Un dato sconvolgente fa sapere Pippo Civati, un problema da affrontare con urgenza e verità, aggiunge Sandra Zampa, vicepresidente PD. E con Radino Mineo ci sono due opposizioni, Salvini e Grillo, che mi fanno paura. Se Renzi non capisce che il Paese ha bisogno di democrazia, il problema è molto grave. Un problema di democrazia, l'affondo della minoranza aspetta Stefano Fassina, Renzi autolesionista, il PD che non è andato a votare, lo stesso che non condivide il Job Act da questa settimana in aula alla Camera. Una parte rilevante del PD vuole cambiare rotta. E Romano Prodi, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello al voto, commenta così il risultato elettorale. Il mio professore di filosofia usava questa frase verso chi si mostrava svogliato nello studio. Mio caro, come ti fai il letto, così dormi, a buon intenditor. E poi c'è il centrodestra che vede in Emilia-Romagna l'incontestabile affermazione della Lega Nord di Matteo Salvini, che doppia Forza Italia e supera anche il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Abbiamo quadruplicato i voti in 6 mesi, evidentemente il nostro programma piace, dice il leader della Lega. Un risultato storico che segna solo l'inizio di un cammino che dovrà portare la Lega al 51% dei consensi. Esulta Matteo Salvini per il successo raggiunto in Emilia-Romagna, dove il carroccio ha preso il doppio dei voti di Forza Italia, anche se sottolinea che l'obiettivo non era superare Berlusconi né fare una prova di forza all'interno del centrodestra, ma dimostrare agli italiani che l'alternativa a Renzi c'è, è alternativa dei contenuti. Un progetto vincente che farebbe ripartire l'economia rilanciando il lavoro e bloccando l'immigrazione. Salvini si dice anche pronto a candidarsi premier in caso di elezioni politiche. Non ho paura, dice, ma di alleanze con il nuovo centrodestra non vuol sentir parlare. L'idea di allearmi con Alfano non mi sfiora neanche lontanamente. Non sono nemico di nessuno, ma se vuoi costruire l'alternativa a Renzi non ci governi assieme, dice Salvini, che apre invece a Berlusconi. E gli proporrò di mettersi intorno a un tavolo, di ragionare numeri alla mano,
su una proposta per rilanciare l'economia in Italia, visto che tutti i dati economici purtroppo, e dico purtroppo perché non ci godo e non sono un gufo, dalla disoccupazione alla produzione industriale al debito pubblico stanno peggiorando di mese in mese. Se la Lega esulta, grande Lega, grande Matteo Salvini, il futuro della nuova politica passa da noi, twitta Roberto Maroni, in Forza Italia la sconfitta provoca una bufera. Berlusconi per ora tace, frastornato dal pessimo esito delle elezioni e dagli attacchi sul fronte interno. Ieri l'ex tesoriere Maurizio Bianconi gli ha detto chiaro e tondo di farsi da parte. Parla invece il grande oppositore interno, Raffaele Fitto, che tira fuori tutta la sua rabbia. È un risultato drammatico, il minimo che si possa fare adesso è azzerare tutte le nomine per dare il via ad una fase di rinnovamento con candidati scelti democraticamente, dopo una corsa basata sulle idee e sul consenso. Basta con le nomine, basta con i gruppi autoreferenziali e basta ad una linea politica incomprensibile, ambigua, che oscilla tra l'appiattimento assoluto verso il governo nei giorni pari e gli insulti nei giorni dispari, si sfoga l'europarlamentare azzurro. A tendere una mano a Berlusconi, oltre alla Lega, è il nuovo centrodestra. Il ministro per le infrastrutture, Maurizio Lupi, lo incalza chiedendogli di decidere se rincorrere Salvini, che gli mangia voti, oppure lavorare ad una proposta seria di alternativa futura a Renzi. Come Salvini, anche Lupi boccia l'ipotesi di alleanze con il Carroccio. Siamo incompatibili, gli fa eco il capogruppo al Senato, Maurizio Sacconi. Mentre Angelino Alfano commenta su Twitter, Renzi continua a vincere, Forza Italia continua a perdere e Salvini diventa il protagonista. Protagonista principale di un centrodestra che si arrende alla sconfitta, scrive il leader di NCD, che non nasconde la sua soddisfazione per aver vinto la scommessa del suo partito. Al sud la sorpresa siamo noi con un risultato straordinario. Ma finito il clamore delle regionali in Emilia, Romagna e Calabria, già da domani l'Italia dovrà volgere lo sguardo all'Europa, a Bruxelles, dove si stanno ultimando gli esami delle leggi di stabilità dei singoli paesi e dunque anche quella dell'Italia, anche se sembra che questo verdetto per quanto ci riguarda sarà incoraggiante. Lo stesso Matteo Renzi questa mattina ha parlato di Europa a Vienna, dove ha incontrato il cancelliere austriaco. I prossimi mesi saranno decisivi per l'Europa, ha detto, noi siamo per tenere i conti in ordine. Dunque una settimana intensa a Bruxelles, anche per altri motivi. La settimana europea, cruciale tanto per cambiare, quella del verdetto sulle leggi di stabilità nazionali, si apre una volta tanto con un dato che induce all'ottimismo. L'indice IFO, che misura la fiducia delle imprese tedesche, torna a salire e accade per la prima volta da 7 mesi a questa parte, sorprendendo gli analisti che invece prevedevano l'ennesimo calo. Immediata la sferzata di energia per le borse europee, che avevano aperto con parecchie esitazioni. La settimana, dicevamo, sarà quanto mai intensa. Stasera Jean-Claude Juncker affronterà in Parlamento la mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dal Movimento 5 Stelle per la questione del cosiddetto Lux Leaks, i favori fiscali che il Lussemburgo ha concesso alle multinazionali proprio nel periodo in cui Juncker era primo ministro. Superato, come si prevede, questo voto, domani il Presidente della Commissione presenterà ai deputati e alla stampa il famoso piano di stimolo da 300 miliardi. Tutto questo mentre nei palazzi di Bruxelles si svolgono riunioni piuttosto agitate in attesa venerdì dei verdetti sulle leggi di stabilità nazionali. L'Italia, quanto raccontano voci di corridoio, peraltro confermate dal Ministero dell'Economia, dovrebbe farcela passare l'esame, almeno quello di novembre, perché il giudizio definitivo sui nostri conti verrebbe rimandato a marzo, al momento delle previsioni economiche di primavera. 4 mesi di respiro che ci sarebbero stati concessi perché Bruxelles riconosce lo sforzo per le riforme che il Paese sta facendo e le circostanze eccezionali della recessione. Fermo restando però che a marzo si farà il punto su quante di queste riforme saranno arrivate davvero allo stadio della messa in pratica e quante invece saranno rimaste semplici annunci. La vera resa dei conti questa volta non riguarderà, secondo le indiscrezioni della stampa europea, l'Italia ma la Francia. La legge di bilancio presentata da Parigi con atteggiamento di sfida, non rispetteremo neanche quest'anno il tetto del 3% nel rapporto deficit-PIL, ha creato parecchi malumori, soprattutto tra i fedelissimi di Angela Merkel. Il settimanale tedesco Der Spiegel però rivela interessanti retroscena. Giovedì Francia e Germania insieme dovrebbero presentare un rapporto shock sulle riforme necessarie per far ripartire l'economia d'Oltralpe. Blocco triennale di tutti i salari, più flessibilità nel mercato del lavoro, l'attacco perfino al cuore del modello francese, le famose 35 ore. Anche Parigi, si mormora in queste ore a Bruxelles, potrebbe ottenere un rinvio del giudizio fino a marzo, ma la strada delle riforme da seguire nel frattempo sarebbe stata praticamente già scritta.
Unione Europea che guarda con grande attenzione, anche con qualche preoccupazione, alle relazioni sempre più strette tra la Russia di Vladimir Putin e la Francia di Marine Le Pen. Un legame più o meno velato di cui si era già a conoscenza, ma che adesso desta qualche imbarazzo a Marine Le Pen, la leader del Fronte Nazionale, da quando è stato reso noto un finanziamento di oltre 10 milioni di euro al suo partito da parte di una banca russa. Dice Marine Le Pen, si tratta solamente di un prestito che verrà restituito, perché qui in Francia nessuno ci apriva una linea di credito. Saranno i soldi della Russia a tirare la volata a Marine Le Pen nella corsa all'Eliseo nel 2017. Il sito di informazione francese Mediapart ha infatti rivelato che il Front National è riuscito a farsi aprire una linea di credito per 9 milioni di euro dalla First Czech Russian Bank, una piccola ma molto attiva banca russa amministrata dal quarantenne Roman Popov, finanziere ritenuto vicino al presidente Putin e al premier Medvedev. Non a caso è uno degli istituti di credito che, di fronte all'embargo occidentale, continua ad offrire assistenza alle imprese che vogliono fare affari con Teheran. 2 milioni di euro sarebbero già arrivati nelle casse del Front a settembre. Il partito della Le Pen garantisce restituiremo fino all'ultimo centesimo, per assicurare che si tratta di un prestito e non di una donazione, che sarebbe proibita dalla legge francese se proveniente da un paese straniero. Ci siamo rivolti ai russi perché le banche francesi ci chiudono le porte, dice la Le Pen, ma andando a ritroso nelle posizioni e nei viaggi della leader non c'è da stupirsi che sia una banca russa a dare ossigeno al Front. Le posizioni nazionaliste del principale partito della destra francese hanno sempre strizzato l'occhio a Putin, dalla condanna alle sanzioni occidentali per la Crimea all'avversione per la NATO e per l'imperialismo americano incarnato nel trattato di libero scambio tra Europa ed USA, ancora in discussione dal futuro incerto. I politici francesi hanno ancora ben impresse le immagini della visita di Marine Le Pen al presidente della Duma, Sergei Naryshkin, a Mosca lo scorso aprile, le sue parole di elogio a Putin, ma i giornalisti di Mediapart preferiscono ricordare a febbraio l'incontro della Le Pen col deputato nazionalista Alexander Babakov, inserito nella lista nera delle sanzioni europee. Le trattative per il prestito, quelle concrete su cifre e tempi, sarebbero invece state condotte in gran segretezza dall'eurodeputato del Fronte Jean-Luc Schaffhauser, ex consulente del costruttore di armamenti francese Dassault, che non a caso ha vissuto in Russia e in Polonia, osservatore elettorale durante le elezioni separatiste nel Donbass, non riconosciute da Ucraina e Unione Europea. La Procura di Roma chiede al Tribunale dei Ministri di archiviare il fascicolo aperto a carico della titolare della difesa Roberta Pinotti per il volo che ha preso per ritornare da un vertice NATO a Genova. Quasi 3 mesi di turbolenze per un volo aereo definito quantomeno sospetto, ma ora di colpo l'atmosfera si fa quieta attorno al ministro della difesa. Stamattina la Procura di Roma ha iscritto Roberta Pinotti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di peculato d'uso, ma contestualmente ha preparato una richiesta di archiviazione. Il fascicolo è stato poi inoltrato al Tribunale dei Ministri, mentre il Ministero della Difesa veniva ufficialmente informato del lieto fine. La sera del 5 settembre Roberta Pinotti rientra dal vertice NATO di Cardiff, nel Galles, a bordo dell'Airbus del Presidente del Consiglio, con Matteo Renzi e con l'ex ministro degli esteri Federica Mogherini. All'arrivo a Ciampino trova ad attenderla un Falcon 50 dell'aeronautica che deve compiere un volo di addestramento diretto a Genova. Il ministro della difesa approfitta del passaggio verso la sua città e tutto sembra finire lì, ma i 5 Stelle sollevano il caso con un'interrogazione parlamentare e poi con esposti alla Corte dei Conti e alla Procura ordinaria. Il ministro ha usato quell'aereo come fosse un taxi. L'aeronautica smentisce, annuncia querele, produce una serie di documenti che dimostrano la buona fede del ministro. In precedenza aveva prenotato 3 posti per sé e per la scorta su un volo di linea diretto a Genova. Salendo su quel Falcon ha fatto risparmiare lo Stato. La settimana scorsa arriva qualche elemento nuovo. I piani di volo dei 2 aerei filtrati da ENAV e mostrati dal nostro telegiornale dimostrano che il Falcon si adeguò agli anticipi e ai ritardi dell'Airbus di Stato. L'inchiesta accelera. Gli stormi dell'aeronautica hanno un tesoretto di ore di volo da smaltire per mantenere addestrati i piloti. Quel volo per Genova non si è tradotto in un danno per l'erario. In dibattimento non ci sarebbe stata nessuna possibilità di avere un esito diverso dal proscioglimento. Dunque, meglio archiviare subito.
C'è un primo caso di Ebola per un cittadino italiano, si tratta di un medico di Emergency, l'associazione umanitaria che opera tra l'altro appunto nel centro di Lacca, in Sierra Leone, dove questo medico è stato contagiato e risultato positivo al virus. La notizia è stata confermata anche dal Ministero della Salute, che ha attivato l'unità di crisi della Farnesina e l'aeronautica militare per il trasferimento del paziente, che verrà ricoverato all'Istituto per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Il medico arriverà in Italia nella notte, sono state predisposte tutte le misure per garantire il trasporto in massima sicurezza e iniziare il trattamento clinico al più presto. Il paziente è in buone condizioni e generali, e il ministro per la salute Lorenzin dice di poter rassicurare, di sentirsi di poter rassicurare la famiglia. E ci sono quasi certamente i talebani dietro alla strage, alla terribile strage che è avvenuta in Afghanistan nel corso di una partita di pallavolo. Drammatico il bilancio delle vittime, ci sono praticamente quasi 60 morti e altrettanti feriti. L'esplosione è avvenuta durante la partita. I corpi dei morti e dei feriti erano sparsi ovunque. Più di 57 persone sono state uccise. Ho perso 3 cugini, mio fratello e altri 3 cugini sono rimasti feriti. È la testimonianza raccolta in ospedale di Abdul Rahman, coinvolto nell'attentato compiuto ieri tra il pubblico di una partita di pallavolo nel distretto di Yahya Khalil, nella provincia di Paktikta, nell'est dell'Afghanistan. Un attentatore suicida in sella ad una moto ha scelto proprio quell'assembramento pacifico che si era creato per assistere ad una gara con l'intenzione di uccidere il maggior numero di persone, e purtroppo ci è riuscito. Soprattutto ha colpito i giovanissimi, come ha fatto sapere il capo dell'ospedale militare, dove sono stati ricoverati 17 bambini e i 12 feriti in condizioni peggiori. Tutti sono stati trasportati a Kabul in elicottero ieri sera. L'obiettivo dell'attacco, che sarebbe stato organizzato dalla rete Haqqani, gruppo fondamentalista pakistano, erano le forze dell'ordine locali. Anche questo obiettivo è stato raggiunto. L'esplosione ha ucciso 10 poliziotti, tra loro un comandante. Come se non bastasse, oggi un attentatore ha lasciato una bicicletta al tritolo lungo la strada che dalla capitale porta a Jalalabad. L'esplosione ha ucciso 2 militari della forza internazionale. Episodi inquietanti che ricordano che la guerra in Afghanistan non sia mai finita e che fanno comprendere meglio il perché di quell'ordine riservato con cui Obama ha deciso di prolungare l'impegno di oltre 8.000 soldati americani in Afghanistan anche dopo il ritiro ufficiale delle truppe previsto a fine anno. Avrebbero dovuto limitarsi ad assistere le truppe locali, potranno invece continuare a combattere i talebani con droni, jet e bombardieri. Nessuno si può permettere un secondo fallimento dopo quanto successo in Iraq dopo il ritiro delle truppe. E adesso una bella notizia, la conoscete già, Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana, è a bordo della stazione spaziale internazionale dopo un lancio perfetto dalla base russa in Kazakistan e 6 ore di viaggio. La navetta Soyuz si è agganciata all'IS alle 4 ora italiana. L'astronauta italiana è stata la prima ad entrare nell'IS con un sorriso felice, carico di entusiasmo. È stato un momento stupendo, ha commentato poi rispondendo alla madre in collegamento diretto dalla Terra, ha detto commossa: lo spazio è più bello di come lo sognavo, la vedete. E nei quasi 6 mesi che trascorrerà a bordo l'aspettano moltissimi compiti, da qui a maggio almeno 200 esperimenti in corso, 10 dei quali italiani. Cristoforetti sarà inoltre responsabile del traffico dei veicoli adibiti alla consegna dei rifornimenti per la stazione spaziale. Dunque rimanete con noi perché su questa grande avventura nello spazio sarà dedicato un ampio servizio nel nostro TG Cronache. Ora noi siamo arrivati al momento dello sport e del calcio con il campionato italiano. L'appuntamento di oggi Genoa-Palermo, il risultato del derby di Milano finito ieri 1-1, e poi domani c'è la Champions League che vede impegnata la Roma in Russia. Di sicuro non è mancata la cornice maestosa, anche troppo, per un derby che è stato l'inno alla mediocrità. Non si potevano chiedere i miracoli a Inzaghi e Mancini in una partita che fino al calcio d'inizio è stata tenuta in piedi con le stampelle mediatiche. Poi i limiti delle due squadre sono apparsi evidenti. Mancini ha cercato di dare un coraggio offensivo ai suoi per sdoganare l'Inter dall'impostazione mazzarriana. Inzaghi ha puntato sulle ripartenze, consapevole della qualità scadente in mezzo al campo. La scelta è stata premiata con il vantaggio di Menezes.
Per 20 minuti siamo stati molto bravi, abbiamo subito il gol alla prima occasione e quindi è chiaro che subentra anche un po' di paura, questo credo sia normale. L'Inter ha avuto la forza di rimontare all'inizio della ripresa con Obi, sfruttando uno dei tanti errori che sono diventati la costante del match. Poi le due squadre hanno avuto la possibilità di vincere, sempre passando da percorsi approssimativi ed estemporanei. Alla fine del derby nessuno ride, ma soprattutto nessuno piange, con un punticino che non aiuta, senza però distruggere l'autostima di entrambi. Il limbo del piccolo capodaggio non appartiene solo alle milanesi, ma a tutte le altre formazioni che giocano il campionato di A2 con approdo al terzo posto. La conferma arriva dal Napoli, ricaduto nel vizietto antico e ricacciato parecchio indietro rispetto a Juventus e Roma. Contro il Cagliari riaffiorano le debolezze in difesa e anche due reti di vantaggio non rassicurano sulla strada del successo. Le distrazioni fatali portano al recupero della squadra di Zeman, specialista in trasferta, 8 punti sugli 11 totali. Una grande occasione dilapidata dal Napoli che stasera potrebbe essere raggiunto dal Genoa se nel posticipo batterà il Palermo. Il campionato di chi insegue è come quello del Gambero, con la retromarcia sempre pronta. La Samp non va oltre il pareggio a Cesena, ringraziando un autogol clamoroso di Nica. L'unica del gruppone che vince in ottica terzo posto è la Fiorentina in casa del Verona. Non basta invece all'immenso Totò di Natale la perla numero 200 in Serie A per consentire all'Udinese di avere ragione del Chievo. Il Sassuolo si sta costruendo una classifica interessante dopo la vittoria in casa del Torino. Precipita il derelitto Parma, battuto anche dall'ottimo Empoli. Ogni momento potrebbe essere buono per l'esonero di Donadoni. Domani con la Roma in Champions comincia la settimana delle coppe. Ci fermiamo ora per qualche minuto, tra poco vedremo insieme se ci sono degli aggiornamenti. Eccoci di nuovo qui, allora non ci sono aggiornamenti importanti delle notizie, però rimanete con noi perché sta per cominciare TG Cronache, dove troverete tante altre notizie e approfondimenti con Raffaella Di Rosa. Grazie per essere stati con noi, arrivederci e a domani.